Buongiorno a tutti da Valerio Rossi di BR Finanza Smart Education School. Vediamo subito uno sguardo sui mercati delle criptovalute ed in particolare in Bitcoin. Vediamo esattamente quali sono le condizioni in questo momento di Bitcoin in particolare. Vediamo un po' qui. Scusate l'interruzione. Ecco, quindi qui possiamo vedere il grafico di Bitcoin che in questo momento è a ridosso di 56.000 dollari. In questo momento sono le 15.45 del 24 di novembre e nonostante gli alti e bassi, ha tentato più volte di risalire, è sempre in una fase, diciamo, laterale, ma comunque mantiene sempre un prezzo superiore ai 55.317 che ha raggiunto ieri alle 9 di mattina e dopodiché ha rimbalzato, poi ha corretto nuovamente, poi ha rimbalzato di nuovo, sembra veramente lotto volante qui. Però siamo sempre comunque su condizioni interessanti. Le notizie principali sono che le famose whale, le balene, stanno accumulando da giorni Bitcoin e hanno acquistato anche importanti quantitativi per centinaia di milioni. Quindi la mia previsione, che condivido ovviamente con loro, con i principali analisti, è che ci possa essere in questo fine settimana un rimbalzo notevole e una ripresa del trend di medio-lungo periodo che rimane decisamente rialzista. Non solo Bitcoin, ma anche su tutto quello che è il mercato delle criptovalute in generale. Vediamo in particolare quello che è lo sguardo complessivo attraverso CoinMarketCap, ecco qua, di quello che sono i numeri che questo mercato esprime. Vediamo un po'. In particolare, le criptovalute sono arrivate addirittura a 14.769 su 431 piattaforme di exchange esistenti nel mondo per una capitalizzazione del mercato di 2.541, oltre 2.541 miliardi di dollari di capitalizzazione complessiva. Bitcoin rimane comunque sempre il leader come dominance al 41,7, mentre Ethereum si sta mantenendo sempre superiore al 19 verso il 20% di dominance di presenza sul mercato. Quindi qui un riassuntivo di quello che è il mercato delle cripto. Come vedete, Bitcoin sta flettendo di un 1,18%. Vediamo di fare un aggiornamento in tempo reale con un meno 6,36 a livello settimanale, mentre Ethereum si mantiene un po' più forte, sempre comunque oltre i 4.000 dollari, con una flessione frazionale del 0,23% ed è 0,02, quindi quasi sulla parità rispetto alla settimana scorsa. Binance Coin meno 2,01, Solana meno 3,15, Cardano sta soffrendo parecchio, anche in funzione di notizie piuttosto negative per quanto riguarda lo sviluppo del suo business di riferimento. Ripple meno 2,95, Polkadot meno 4,10, vediamo un po'. Crypto.com rimbalza in maniera importante e mette a segno addirittura un più 16% oggi, quindi assolutamente interessante e soprattutto un più 88 a livello settimanale. Vediamo qualcos'altro di rilevante, Mana più 20%, più 55% a livello settimanale. Elrond che flette dell'8,84 ma a un 52,63 a livello settimanale. Descend continua il suo cammino, sembra inesorabile, a battere nuovi massimi, più 25 oggi, addirittura più 108 a livello settimanale. Vediamo un po' qualcosa di altro rilevante. Enjoy più 9,27, più 47,68. ZEC più 18,64 più 60,57 euro settimanale e Gala addirittura oggi fa più 15 e a livello settimanale addirittura mi porta un più 133%.
Uno sguardo in particolare delle cripto che personalmente seguo, questa è una schermata di Binance per quanto riguarda il discorso di cripto che ritengo importanti da osservare nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Bitcoin sempre, assolutamente, questa è una quotazione in euro, siamo a meno 1,55. Siamo sotto i 50.000 euro per Bitcoin, Ethereum euro a 3.730, quindi vedete che più o meno replicano le flessioni. BNB anche che sta flettendo del 2,27%, Shiba meno 11,26%, un trend, una correzione decisamente importante rispetto ai massimi precedenti. Questa è una cripto che sto seguendo io personalmente, mi piace tanto anche perché il 15 marzo, quando è stata quotata, addirittura mi ha fatto un 60.000% in meno di 3 ore, è stata una cosa veramente singolare e degna di nota. Phil, che sta flettendo, cosa dire? Quali sono le prospettive? Le prospettive le vedo sempre estremamente positive, sono a mio parere degli ottimi momenti per mediare il prezzo, per entrare per coloro che magari è la prima volta che si approcciano ad acquistare una criptovaluta, ma soprattutto anche per coloro che desiderano diversificare in questo nuovo tipo di valore economico nel medio e lungo periodo in quello che viene definito l'oro digitale, cioè in modo particolare parliamo di Bitcoin, che come vi ho detto un attimo fa, eravamo sotto i 50.000 e già 50.117, quindi vedete come i prezzi cambiano anche rapidamente. Quindi, secondo me, un'osservazione assolutamente importante a questo mercato che è destinato a crescere in maniera esponenziale e a diventare protagonista nel prossimo futuro di quello che sarà, secondo noi e anche secondo me, il prossimo mercato di riferimento dal punto di vista finanziario e del valore economico nel suo generale. Con questo non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per la consueta attenzione che mi vorrete riservare. Vi ricordo i miei corsi di formazione sulla blockchain, ma soprattutto sulle criptovalute, quelli basilari per i principianti, per i neofiti, e quelle più avanzati sulle tecniche di trading, quelle più semplici da applicare per così diversificare e anche per poter cogliere qualche momento di mercato, come abbiamo visto nei grafici, e poterne avere un vantaggio. Prudenza, chiaramente guardate sempre la cosa di quello che conoscete, se non lo conoscete cercate di informarvi, di capire e sempre di verificare. Vi ringrazio nuovamente per l'attenzione e da Valerio Rossi di DR Finanza Smart Education School. Grazie e a presto.